Ciao a tutti! Questa sarà una breve guida in pochissimi passaggi in cui daremo un'occhiata insieme allo store di Rete Indaco e alle risorse in esso contenute. Iniziamo digitando Rete Indaco all'interno del monocampo di ricerca Google o, se preferite, possiamo digitare direttamente l'indirizzo reteindaco.sebina.it nella barra degli indirizzi. Una volta raggiunta la home page di Rete Indaco, cliccate sul pulsante Accedi allo store nel riquadro dedicato ai bibliotecari. Visualizzerete così la schermata in cui sarà possibile inserire le vostre credenziali nei campi utente e password. Lo store di Rete Indaco è strutturato come un Sebina.io, quindi come vedrete è molto semplice navigare al suo interno. Potrete scorrere la vetrina con le ultime novità, oppure anche le altre vetrine dedicate alle risorse per bambini e ragazzi, quelle dedicate agli audiolibri o quelle dedicate al materiale museale. Potete effettuare la ricerca utilizzando il raggruppamento per generi, scegliendo tra le tematiche che pensate possano essere interessanti per i vostri utenti, ad esempio arte, musica e spettacolo. Potete cercare quello che vi interessa utilizzando la suddivisione per tipologie. Troverete una prima suddivisione tra risorse commerciali e risorse gratuite. Per facilitarvi la scelta, abbiamo inserito ulteriori suddivisioni per le università e per i ragazzi. Come vedete sono molte le tipologie di risorse gratuite. Adesso vi mostrerò come esempio i corsi di lingua. Sono tutti in streaming senza limitazioni di utilizzo e sono corsi di inglese, francese, tedesco e spagnolo. Possiamo effettuare la ricerca anche inserendo una stringa di parole all'interno del blank box e la ricerca può essere estesa a tutto il catalogo o limitata ad esempio agli ebook o ai video. Si può anche ricercare per lista di autori e di editori. Come vedete è anche possibile consultare l'elenco degli editori di ebook. Ad esempio, sto selezionando l'editore Adelphi. Una volta individuate le risorse che secondo voi possono essere di interesse per i vostri utenti, cliccate sul pulsante Aggiungi al carrello e le aggiungete ai documenti da acquisire. Possono essere risorse gratuite oppure risorse commerciali, come quella che sto visualizzando in questo momento. Potete inserire nel carrello fino a 50 risorse durante una stessa sessione, ma ovviamente potete effettuare più sessioni nel corso di una stessa giornata. Una volta ultimata la selezione delle risorse, cliccate sul pulsante carrello, come faccio io in questo momento. Nella pagina che si aprirà troverete l'elenco delle risorse che avete selezionato con il totale corrispondente. Se le risorse scelte sono tutte gratuite, ovviamente il totale sarà pari a zero. Per procedere con l'acquisto dei contenuti del carrello, basta cliccare sul pulsante Acquista. Un messaggio vi chiederà se intendete procedere con l'acquisizione. Cliccherete su Continua o Esci, a seconda che vogliate proseguire o meno con l'acquisto. Cliccando su Continua, un ulteriore messaggio vi informa che l'acquisto è stato effettuato correttamente. Selezionando l'opzione Scarica il riepilogo, verrà prodotto un file Excel con il dettaglio degli acquisti effettuati. Nei giorni successivi, ultimato lo scarico della risorsa nei vostri Sebina.io, gli utenti potranno usufruire delle risorse che avete selezionato. La nostra breve guida sullo store di Rete Indaco è terminata. Spero che vi sia stata utile e per qualsiasi altra informazione non esitate a scriverci. A presto!